lascerei subito la parola a Giulio Ghellini, il presidente del Nucleo, prima citato da Leonardo, che ci farà un breve excursus sui risultati dell'ultimo monitoraggio del benessere organizzativo, anche questo uno strumento utile per l'amministrazione nel suo complesso e per le scelte organizzative che vengono a farsi quotidianamente e anche di medio-lungo periodo, insomma capire anche qual è la percezione dei colleghi e del personale tecnico amministrativo rispetto a eventuali criticità che possano sorgere nel mondo del lavoro e quindi in questo caso nella nostra università. Prego Giulio. Buongiorno a tutti. Dopo questo intervento, qui sta perdendo i pezzi. Ma questo devo metterlo a posto. Allora, risolti i problemi tecnici, possiamo iniziare. Dicevo, dopo questo intervento così ricco e così apprezzato, oltretutto mi pare di Leonardo, ritorniamo diciamo a un ambito, vogliamo un po' più bassi, però credo su un tema estremamente importante, no? Quindi non più questioni di massimi sistemi sulla trasparenza e sull'anticorruzione, ma un qualcosa sui comportamenti e sulle opinioni che abbiamo sentito anche dai vari interventi sono fondamentali per creare un clima di vera condivisione e quindi un clima favorevole a una gestione corretta dell'anticorruzione e della trasparenza. Di cosa parliamo? Sostanzialmente parliamo quindi della trasparenza non vista dall'esterno, quindi la trasparenza dell'Ateneo verso l'esterno, ma di come l'Ateneo al suo interno condivide una serie di cose. C'è stato l'intervento prima di Clara che era un elemento di condivisione ovviamente, perché cercava di raccontare e di esprimere quali sono le nuove tendenze, le nuove linee che l'Ateneo cerca di portare avanti, sia in termini di linee strategiche sia di modalità di misurazione poi della performance. Qui siamo ancora in un ambito più ristretto, siamo nell'ambito dell'indagine sul benessere organizzativo che da 2 anni viene svolta nel nostro Ateneo. Il prossimo anno a breve partirà anche la nuova edizione del 2019, che prevede 3 sezioni: il benessere organizzativo, il grado di conoscenza del sistema di valutazione e il modo di valutazione, diciamo, o alcune opinioni sulla valutazione del superiore gerarchico. Noi ci soffermeremo su queste seconde due, visto che il primo, diciamo, è di carattere più generale ed è già stato affrontato a dicembre dello scorso anno. Cosa è cambiato rispetto al 2017? Diciamo che ci sono un aumento degli aspetti analizzati, soprattutto nella sezione 2, sul funzionamento del sistema, che da 5 item, quindi 5 affermazioni su cui si chiedeva l'accordo, siamo passati a 9, quindi una maggiore articolazione, così come nella sezione 3, cioè sulla valutazione superiore gerarchico, sul responsabile e l'equità siamo passati da 3 a 7 e sul responsabile e il sistema di valutazione in sé siamo passati da 1 a 4, quindi c'è una maggiore articolazione. Altra caratteristica importante cambiata è che nel 2018 è stato introdotto l'obbligo di risposta, nel senso che una volta cominciato il questionario le domande erano obbligatorie. Il personale lo sappia abbastanza bene, ma lo richiamo perché questo può avere qualche contraccolpo o comunque qualche conseguenza sui risultati. Il contesto, quanti sono i questionari? Devo dire che da questo punto di vista Siena si conferma da questo punto di vista molto 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 avanti. Come vedete il numero di questionari completati è il 67,2, l'anno prima era praticamente la stessa
la stessa cifra, c'era forse qualche decimale di differenza, e se vedete è uno degli atenei più elevati, a parte tre casi che sono però casi un po' particolari, sono l'IMT di Lucca, GSSI che adesso non mi ricordo più per cosa sta, e sta e la scuola superiore Sissa di Sant'Anna, dove il personale è formato da poche decine di persone, quindi è chiaro che avere la risposta da parte di tutti è quasi naturale. Quindi tra gli atenei di medie dimensioni e cosa, Siena si posiziona anche molto superiore a molte altre situazioni, quindi da questo punto di vista mi pare che l'adesione e l'interesse dimostra la presenza in quest'aula è veramente molto, è molto elevato. Entriamo nel merito, che cosa guarderemo? Guarderemo un pochino come avete risposto, e lo faremo non perché vogliamo vedere i lati negativi, ma perché ci interessa capire quali sono gli aspetti che più sui quali si vede della sofferenza, o comunque si esprimono delle critiche. Quindi lo vedremo con le percentuali di disaccordo. La scala era da 1 a 6, per noi percentuale di disaccordo era chi rispondeva o 1 o 2 o 3. Quindi diciamo è una misura un po' grezza, prossimamente pensiamo di fare qualcosa di più raffinato, ma intanto ci dà un'indicazione importante. Vedremo un pochino i risultati su tutta questa sezione, in modo più o meno approfondito, cercando di vedere anche che cosa è successo rispetto al 2017, e poi andando ad approfondire invece alcuni risultati su alcune caratteristiche classiche: il genere, la sede di appartenenza, l'area tipologica del lavoro, tipicamente tecnici e amministrativi in modo distinto. Allora, cominciamo la prima parte dedicata alla performance organizzativa, e diciamo che il problema della conoscenza e della condivisione e della trasparenza, diciamo in generale, non è particolarmente apprezzato. Sono tutte percentuali ben superiori al 50% e sostanzialmente poco cambia rispetto al 2015. C'è un, se vogliamo, un leggerissimo, forse anche maggior criticità. La linea rossa rappresenta il 2018, ha una percentuale di disaccordo su tutti gli item leggermente superiori, ma siamo dell'ordine di mezzo punto percentuale, cose abbastanza forse anche influenzate da quel problema dell'obbligo di risposta che è stato introdotto, che forse può in qualche caso accentuare il disaccordo, ma siamo nell'ordine veramente di poco. La mia performance invece, che era valutata su questi item, ritengo di essere valutato su elementi importanti, e cosa, va un po' meglio, come vedete qui siamo tra il 50, ma anche valori più bassi quando si parla di sono informato sulla valutazione del mio lavoro. Anche qui rispetto al 2017 andato indietro, era troppo uguale, ma praticamente c'è totale sovrapposizione. Ciò che era un po' più critico rimane un po' più critico, ciò che era meno rimane, ma addirittura in questo caso sono informato sulla mia valutazione in rosso, ma da un punto di vista statistico sono differenze che non hanno. Il quadro è questo. Proprio per questo motivo, e perché su tutti gli item più o meno si riconosce questa situazione, non parleremo più del 2018, praticamente dei confronti che sono esattamente tra le valutazioni tra i giudizi espressi nel 2017 e nel 2018. Il funzionamento del sistema, anche qui gli item sono due pagine, come dicevo prima, non ci sono sorprese rispetto a quello che succedeva nel 2017,
La cosa, diciamo, che emerge è sicuramente questa non soddisfazione su meccanismi di premialità in qualche modo che possano essere collegati al funzionamento del sistema di valutazione e ancora una volta, in modo ancora forse più accentuato che prima, la chiarezza dei criteri di valutazione restano un po' oscuri. Credo che le giornate di trasparenza come questa e altre iniziative che credo sia importante che si mettano in moto all'interno delle singole strutture, quindi un modo di condivisione quotidiano, tra virgolette ovviamente, ma diciamo con una certa periodicità di che cosa si sta facendo, di come stanno andando le cose, possa essere un elemento che aiuti un processo di maggiore soddisfazione e di riconoscimento di quello che viene fatto. Questa è la seconda parte, come vedete anche qua sono molto, diciamo, molto critiche, molto critico il fatto che, questa è la rilevazione del maggio, mi pare del 18, che non siano effettuate verifiche intermedie, quasi l'80% è in disaccordo con questa affermazione, quindi dice che non ci sono. Quest'anno mi pare che l'intenzione sia invece di promuoverle, di renderle, però alle volte si tratta anche di riuscire a farle percepire oltre che farle, perché è un problema anche di comunicazione in molti casi. Il mio responsabile della mia crescita, la situazione è, diciamo, le relazioni tra persone e superiori è molto meno critica, in particolare quando si parla di rapporti più personali, come la parte sotto, sensibile ai miei bisogni, riconosce quando svolgo bene il mio lavoro, è disponibile a, quindi è un rapporto più, un po' meno quando c'è un ruolo attivo, diciamo, da parte del responsabile, nel senso che aiuta il proprio personale a migliorarsi. Sostanzialmente questo resta leggermente più in ombra. Sull'equità, vedete, forse è la slide più rassicurante, cioè c'è un buon riconoscimento del modo con cui viene svolto il lavoro, sia in termini di gestione delle criticità, sia di equità, sia in tutti gli altri aspetti, perché erano molti gli aspetti considerati, che vediamo anche in questa seconda slide, in modo, direi, diciamo, a un terzo di criticità. Tenete presente che abbiamo dato una definizione cattiva di criticità, nel senso che bastava non dare la sufficienza, poi sarebbe importante andare a vedere meglio dove si concentrano questi non accordi. Sono verso l'1, verso il 2, verso il 3, ed è, diciamo, quello che pensiamo di fare prossimamente. Andando avanti, sulla parte del il mio responsabile del sistema di valutazione, anche qui vediamo, pur in un quadro abbastanza positivo, dell'equità della valutazione e della condivisione dei criteri, qualche maggiore difficoltà c'è sempre nella comunicazione, nel modo con cui poi ci si relaziona nel momento in cui da un lato si discutono gli obiettivi per migliorare le prestazioni e nell'aiuto nel modificare i comportamenti in modo tale che nel futuro le cose possano andare meglio. Quindi insomma, su questo aspetto, pur, diciamo, non particolarmente critico, emerge sempre questo aspetto di una richiesta di una maggiore proattività, diciamo, dei responsabili nel aiutare in questo percorso, e credo che questo sia un segnale importante. Vediamo le differenze, le vediamo per alcuni degli aspetti che abbiamo considerato. Una caratteristica che vedrete è costante è che la componente femminile è molto più critica. Questo lo do come un dato che emerge ed è diffuso in modo quasi
uguale in tutti quanti gli aspetti considerati. Si parla di un 10%, diciamo, di criticità di più della componente femminile, e questo credo che sia un qualcosa sul quale riflettere insieme per cercare di capire le motivazioni, che ovviamente qui non emergono se non come ipotesi, ma molto difficili anche da fare. Nulla da dire, la graduatoria è quella che vedete prima, quello che emerge è questo in tutti gli aspetti considerati. Nelle mie performance l'andamento è quello dell'altra volta, ma sempre con questa maggiore criticità, diciamo, segnalazione di disaccordo da parte della componente femminile. Addirittura anche quando andiamo su quegli item che erano molto elevati, tipo l'organizzazione premia le persone capaci che si impegnano, che era intorno all'81%, anche qui la componente femminile è più critica, addirittura qua si arriva all'83%, e lo stesso per l'altro item che avevamo visto prima sulle verifiche intermedie. Questo, a mio avviso, proprio questa differenza segnala proprio la maggior sofferenza in qualche modo, perché l'ultimo, se volete, è un dato abbastanza oggettivo. Vengono fatte o non vengono fatte? Sembra che non siano fatte, ma il non essere fatte è percepito in maniera più critica dalla componente femminile. A mio avviso, ma questo ovviamente lo lascio poi a chi ha risposto, anche per, è un segnale di quella sofferenza maggiore che poi ritroviamo un po' in tutto, quindi una sensazione di penalizzazione un po' generalizzata che emerge meglio, ma è importante da segnalare, da parte della componente femminile. L'equità, nulla di nuovo da dire, sostanzialmente vediamo sulle sedi di afferenza, qui probabilmente gioca anche la composizione per genere delle sedi di appartenenza e delle strutture dei dipartimenti che sono in verde e dell'amministrazione centrale, anche qui il quadro è costante su tutte le domande. L'amministrazione centrale segnala una maggiore disaccordo, meno accentuato che nel caso precedente, però diciamo, questo è sostanzialmente per tutti gli aspetti, anche più critici, con addirittura un'accentuazione per esempio sulla capacità di riconoscere le persone che si impegnano, che sempre molto critico, però la distanza, diciamo, aumenta abbastanza di quasi 6 punti percentuali tra queste due quantità. In questo caso conferma un po' quell'ipotesi, la differenza è il fatto che sia leggermente meno l'amministrazione centrale, mi pare che possa significare poco, però mi conferma un pochino quell'ipotesi di prima del caso delle differenze di genere, che invece confermavano anche in quel caso, questo dato se volete un po' più oggettivo, una maggior volontà di esprimere la propria. Ecco, diciamo, mettiamola così. Il mio responsabile dell'equità lo possiamo saltare perché non è nulla di nuovo. Area contrattuale, tecnica, amministrativa, altro, era quello che potevamo individuare, e altro sostanzialmente vuol dire quel poco di personale sanitario che dipende dall'amministrazione e l'area. Quindi è un po' più contenuta rispetto alle due, anche come numeri, ma come vedete è abbastanza vicina come comportamento, ma come si poteva aspettare, alle valutazioni che viene data dall'area. Qui c'è una costante che è la maggior criticità dell'area amministrativa. In tutti gli item sono informato, condivido gli obiettivi, questo è quanto riguarda la performance organizzativa, fermo restando che sì, ci sono delle differenze, ma le criticità
realtà sono uguali sia in un fronte che nell'altro. Segnalano qualche difficoltà, vedete in fondo sull'organizzazione che premia, l'area amministrativa è particolarmente critica, forse è il caso in cui raggiungiamo i livelli più alti. Nelle verifiche intermedie vedete che già ci siamo un po' più riallineati sempre rispetto al genere, e anche questo si viaggia dall'80%, 79,7% all'81% dell'area amministrativa, che è leggermente più critico. Prima di chiudere volevo solo dire due cose, diciamo, a mo' di conclusione in qualche modo, che riprendendo anche qualcosa che veniva detto prima, credo che questa cosa della trasparenza, oltre ad avere quegli effetti positivi di cui ha parlato il direttore generale in termini di efficienza, efficacia, di correttezza e trasparenza rispetto all'esterno, sia anche un qualcosa che deve nascere all'interno di una condivisione del personale, degli studenti, come richiamava anche Leonardo, di tutta la comunità che si riconosce e è, come dire, consapevole che quanto si sta facendo diventa patrimonio di tutti quanti, non solo in termini di conoscenza del modo con cui sono io valutato, ma anche come disponibilità di informazioni e di conoscenze da parte di tutti gli operatori interni dell'Ateneo, ma anche rispetto all'esterno. Quindi questa diciamo anche funzione pedagogica che è necessario sviluppare affinché la trasparenza diventi un motore di unità all'interno di un'istituzione, credo che sia una cosa da perseguire, come dicevo all'inizio, non solo con iniziative di questo genere che sono sicuramente fondamentali, vedo che la gente è aumentata addirittura e quindi mi pare veramente importante questo, ma anche con iniziative promosse dalle sedi periferiche, dall'amministrazione centrale, di verifica, di monitoraggio, di condivisione di quello che sta succedendo e quello che si sta modificando all'interno dell'amministrazione. Grazie. Sì, no, poi tanto li presento io. Ringrazio Giulio, Giulio Gallini, presidente del nucleo di valutazione. Un'altra riflessione che faccio mia alla fine anche del suo intervento e dei dati rispetto al benessere organizzativo è che probabilmente abbiamo detto trasparenza accreditamento, trasparenza partecipazione, forse trasparenza ancora di più al nostro interno deve significare anche comunicazione, perché probabilmente alcuni di quei dati non particolarmente positivi derivano anche da una carenza informativa, diciamo così, dei vertici, di tutti i responsabili degli uffici nei confronti del personale. Magari il coinvolgimento va ricercato non solo all'inizio ma anche in itinere, come monitoraggio appunto in itinere dei risultati conseguiti, delle azioni correttive e quant'altro. Quindi un impegno, uno stimolo a me e credo a tutti, alla componente dirigenziale, a tutti i vertici dell'Ateneo, a comunicare maggiormente, poi un po' con tutte le forme che vogliamo, anche telematiche, comunicare di più, meglio e di più sicuramente sulle iniziative intraprese da parte dell'Ateneo. Con l'intervento del professor Ghe-